Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Una delle richieste che più frequentemente mi viene fatta è riguardo l'uso del deesser sulle voci. Non è una pratica che faccio normalmente, perché ovviamente utilizzare un deesser automatico corregge sì le frequenze contenenti la S, ma anche tutte quelle frequenze in comune con altre lettere e quindi anche con le armoniche generate da altre lettere, sempre riguardante la traccia di voce. Agendo in automatico sì aiuta la soppressione delle S, in questo caso appunto per il deesser, ma è un processo che comunque corregge tutta la fascia di frequenze interessata, in questo caso sulla S, ma ovviamente corregge tutto ciò che ha un suono duro all'interno della voce, che possano essere anche le T, le P, le C, le G, le F, tutto ciò che lavora in questa zona e che non coinvolge soltanto la S. Il deesser fondamentalmente lavora come un compressore, ossia schiaccia e abbassa di volume una sorta di frequenze, quindi un range di frequenze che noi puntiamo con o un equalizzatore o, come in questo caso, un compressore espressamente dedicato all'analisi delle frequenze interessate da queste lettere. Infatti, oltre al deesser che sto usando in questo momento, possiamo utilizzare un qualunque compressore che abbia all'interno, tra i presets, il deesser. Come funziona? Allora, in questo caso il compressore agisce su una stretta o ristretta fascia di frequenze. Funziona quindi come un compressore standard, ma utilizzando il filtro interno dell'internal sidechain possiamo scegliere di fargli comprimere soltanto le frequenze che vanno da 6000 Hz a 12000 Hz, quindi 6 kHz, 12 kHz. Questa fascia di frequenze, quando viene coinvolta dalla voce, viene compressa e quindi abbassata di volume. Questo è il principio del deesser standard. Esistono poi plugin più dedicati alla correzione delle S in automatico, come appunto il Vice che vediamo qui e che è il migliore di questa famiglia, oppure ad esempio il FabFilter DS, che agisce appunto come sempre con lo stesso principio, puntando quindi una specifica sezione di frequenze, come vediamo in questo caso. Ora utilizzeremo Los Enfants di Vincenzo Incenzo nella versione spagnola, perché contiene tantissime S, quindi è più evidente la parte del verse. Vediamo come funziona sulla voce. Ha llegado il momento de disparar con la bellezza del nostro onore. Lo so cosa han visto, qualche inganno. Come vediamo, la S viene evidenziata, quindi lo spazio di frequenze tra i 7500 e 14000 che abbiamo ristretto con questo parametro ci permette di comprimere la parte della voce che contiene appunto tutta quella fascia di frequenze che sono le F, le S, le C, eccetera, eccetera. Ascoltiamo le parole. Ha llegato, quindi anche in questo caso riesce a percepire delle parti che vengono abbassate, in questo caso dal deesser. Possiamo scegliere appunto di attenuare o meno questa preponderanza. Ha llegato il momento de disparar con la bellezza del nostro onore. Lo so cosa han visto, qualchiera inganno, la bocca come ho qualchiera orrore. Ha llegato il momento dell'auto in total, di aprire il sepulcro ma sfalso in profondo. E l'escenario es nuestro cuerpo tumbado al sol del nuovo mondo. Qui abbiamo una threshold e qui abbiamo il range di dB che vengono abbassati dal deesser. Questo appunto fa riferimento a questa fascia di frequenze che abbiamo già visto anche prima nella sezione riguardante il compressore. FabFilter ovviamente fa un eccellente lavoro anche su altre cose che influenzano queste frequenze, come ad esempio i piatti della batteria. Molto utile, infatti lo utilizzo spesso non tanto sulle voci quanto sulla correzione dell'harshness dei piatti che troviamo appunto sugli hi-hat o sui crash o generalmente negli overheads. Questo è molto comodo soprattutto nelle fasi di mix in cui i piatti vengono eccessivamente sollecitati e creano quella sensazione di harshness nel mix. È un sistema buono per questo tipo di correzione.
Facendo vari test però ho scoperto che Vice DSR, un derivato del DSR contenuto nel compressore da mastering Vice DS1, riesce ad interpretare in maniera assolutamente migliore sia la threshold sia il range di frequenze individuabili ed utilizzabili per poter concentrarsi sulla compressione delle S e ovviamente anche su tutto ciò che riguarda quelle frequenze come appunto i piatti di cui parlavo prima. Il DSR device infatti riesce a lavorare su due bande separate a differenza di quello contenuto nella versione del DS1 MK3, quello contenuto nel compressore. Oltre questo dispone della possibilità di scegliere il tipo di intervento, ad esempio molto chirurgico tipo notch, oppure filtro passabanda o a campana. Poi possiamo regolare l'intervento, chiaramente l'ampiezza della campana e i livelli di threshold, oltre alla possibilità di spostarlo nella zona che più ci interessa per la correzione appunto delle S. Potremmo andare infatti ad esempio nella parte, come vediamo, sotto si allarga e sopra ci permette di spostarci all'interno delle frequenze. In alternativa potremmo utilizzare dei preset molto ben fatti che si trovano qui all'interno della sezione. Come vediamo viene già settato una doppia banda sulla parte alta in modalità sia bandpass sia campana. In questo modo possiamo lavorare anche intercettando le S in modalità mid-side, una opzione fantastica che non posseggono gli altri plugin. Andiamo ad ascoltare sulla voce l'effetto di questo DSR. Ha llegado il momento de disparar con la bellezza del nuestro honor. Lo so cosa han visto, cualquier engaño, la bocca come ho, cualquier horror. Ha llegado il momento dell'out in total, di aprire il sepulcro mas falso e profondo. El escenario es nuestro cuerpo. Come sentiamo, le S non vengono completamente distrutte, ma vengono ben intercettate e assolutamente corrette. Questo poi ovviamente ci porta ad avere anche l'opzione monitor, molto utile per ascoltare il singolo intervento e quindi capire quanto effettivamente stiamo correggendo all'interno della parte appunto intercettata dal DSR. Il look ahead, quindi la preview interna, è di circa 20 microsecondi, quindi è veramente veloce come intercettazione, e abbiamo poi la possibilità di lavorare su altri parametri che troviamo qui al lato, come appunto la possibilità di utilizzarlo in low latency. Questo ci permette di utilizzare Vice DS anche nelle fasi di tracking, quindi in questo caso diventa un plugin zero latenza e possiamo utilizzarlo durante la registrazione. La possibilità di lavorare in sidechain, in parallel mix. Questo ci permette poi chiaramente di accendere la sidechain qui sopra e indirizzarlo come feed su altre frequenze. La possibilità quindi di utilizzare l'internal e l'external sidechain e i filtri, low filter, che contiene appunto dei parametri di attacco e modificabili e ratio, come anche l'high filter. È estremamente configurabile rispetto a qualunque altro plugin di dehessing. L'ho trovato estremamente utile nei mix per correggere anche le S che normalmente si riflettono all'interno degli effetti, come delay, il riverbero, o come ad esempio anche all'interno di sezioni percussive, come appunto gli hi-hat, quindi il charleston, i piatti in generale, la correzione di alcune frequenze magari fastidiose generate dagli shaker o da altri tipi di percussioni molto alte in frequenza. È quindi il mio plugin preferito di dehessing da utilizzare soprattutto nelle fasi di mastering. Lo consiglio caldamente, è un plugin che risolve veramente tanti problemi a livello di correzione dell'harshness e delle S contenute anche negli effetti. La demo è scaricabile da SoftTube, vi consiglio di provarlo e ovviamente di acquistarlo perché non esistono attualmente plugin in grado di lavorare in questo modo. Se possiedete ovviamente la versione Vice DS1 MK3 che abbiamo già visto in un altro video, porzioni di questo DSR sono contenute all'interno di quel plugin. Non esclude però appunto l'utilità separata, in questo caso lo sto utilizzando separatamente per correggere tutta la parte appunto vocale. Ascoltiamolo nel mix.
Ha llegado il momento di disparar con la bellezza del nostro onore. Lo so cosa han visto, qualche engaño, la bocca come ho qualche orrore. Ha llegado il momento dell'auto in total, di aprire il sepulcro ma sfalso e profondo. E l'escenario è il nostro corpo. Nessuno ci vieta poi di recuperare le frequenze alte utilizzando ad esempio un equalizzatore. In questo caso sto utilizzando il PSP 27 che posso posizionare dopo il DSR e quindi recuperare un po' di chiarezza nella voce. Ha llegato il momento di disparar con la bellezza del nostro onore. Lo so cosa han visto, qualche engaño, la bocca come ho qualche orrore. Ha llegato il momento dell'auto in total, di aprire il sepulcro ma sfalso e profondo. E l'escenario è il nostro corpo tumbato al sol del nuovo mondo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!